Buonasera a te Nicola, sì, sono all'interno della Basilica di San Lorenzo al Verano ed è appena cominciata, lo anticipavi tu, l'Eucaristia presieduta appunto dal Cardinale Agostino Vallini. È cominciata con un leggero ritardo di poco più di 15 minuti e poi appunto fra circa 2 ore, attorno alle 20:30, ci sarà la veglia di preghiera. Una nota importante di servizio per coloro che volessero venire qui a pregare. Appunto i due santi possono farlo stasera fino a mezzanotte, fino alle 24 infatti la basilica rimarrà aperta e poi riaprirà domani mattina alle 7. Parlando qui fuori con gli addetti alla sicurezza, c'è stata una grande affluenza di fedeli in queste ore, in questo primo pomeriggio, addirittura c'è chi parla di almeno 3.000 persone, naturalmente sono numeri questi da accertare, da verificare. Questo è quello che sta succedendo adesso, ma c'è stata una lunga attesa, è stata una giornata di attesa perché San Leopoldo e le sue spoglie sono arrivate qui attorno alle 13, mentre ha tardato invece San Pio. La salma di Padre Pio è arrivata attorno alle 16:20, c'erano tantissimi fedeli fuori ad attenderlo. Questo è quello che è accaduto oggi. Ricordiamo che San Leopoldo Mandic arrivava da Padova, mentre San Pio da San Giovanni Rotondo. C'è stato un ritardo anche perché è stato grande l'entusiasmo dei fedeli, tanto che nel tragitto, diciamo, da San Giovanni Rotondo sino al casello autostradale di San Severo, appunto le spoglie di Padre Pio sono state fermate proprio perché c'erano i fedeli e l'affetto dei fedeli nei confronti di Padre Pio. Una curiosità che riguarda l'incontro fra i due santi, ci sarebbe stato infatti un incontro fra i due, questo sarebbe avvenuto nel 1908 nel convento dei frati Cappuccini a Napoli, perché i due avrebbero soggiornato proprio lì per una notte, questo è testimoniato dal diario del convento. Adesso con Cristiana Caricato andiamo a conoscere meglio queste due figure e soprattutto riviviamo quello che è accaduto qui all'interno della Basilica di San Lorenzo oggi pomeriggio. Il primo ad arrivare è stato quello più lontano. Leopoldo Mandic ha battuto sul tempo il confratello Pio e dal convento di Padova è arrivato nella Basilica di San Lorenzo al Verano con alcune ore di anticipo. Il suo corpo è esposto alla venerazione dei fedeli, presenza confortante per tutti i peccatori, santo della misericordia elargita a piene mani. Senza dubbio il viaggio del santo cappuccino è stato il più discreto e veloce di quello trionfante e mediatico del frate di Pietrelcina. Forse oggi il santo più popolare al mondo. Salutato attraverso 4 regioni da una folla festante, felice di accompagnare l'amatissimo Padre Pio nel primo viaggio verso Roma, vero e proprio evento seguito in tutto il mondo con dirette fiume, un'attenzione spasmodica che molto dice del fascino che esercita il santo e dell'affetto devoto che suscita tra i fedeli. Eppure i due testimoni scelti da Papa Francesco sono molto più simili di quanto si pensi. Divisi da un paio di decenni alla nascita, hanno passato entrambi l'intera esistenza dentro il confessionale, con tenerezza e magnanimità. Il cappuccino di origini slave, filosofo e teologo colto, animo fine e intuitivo. Con burbera paternità il frate di Pietrelcina, taumaturgo e mistico, interprete di un cristianesimo dalla porta stretta, ma capace di amore infinito per i peccatori. Tutti e due saranno nella Basilica di San Pietro per volere del pontefice nel mercoledì delle ceneri, esempi di misericordia, strumenti attraverso su cui Dio ha raggiunto e ancora arpiona i cuori degli uomini. Vederli accanto, nelle urne trasparenti, nell'austera chiesa di San Lorenzo, è già un'esperienza che aiuta ad entrare nel mistero dell'amore di Dio e a comprendere il continuo miracolo della riconciliazione. San Leopoldo e San Pio, con le loro vite dedicate all'ascolto e al perdono, al discernimento e alla guida spirituale, al sacrificio e all'abbraccio della croce, sono i padri buoni e autorevoli a cui chiedere grazie e aiuto. Da oggi sono più vicini ai romani e ai tanti fedeli arrivati nella capitale per vivere l'inizio della Quaresima giubilare.
Dicevamo, domani alle 7 riapre la Basilica per chi vorrà pregare San Pio e San Leopoldo, poi domani pomeriggio le spoglie saranno trasportate nella chiesa di San Salvatore in Lauro e alle 21.30 domani sera ci sarà l'accoglienza del corpo dei Santi. Poi il 5, quindi dopodomani, venerdì, ci sarà la lunga processione che condurrà le salme sino a San Pietro. Ma adesso torniamo a quello che abbiamo vissuto oggi, quindi l'attesa dei fedeli e soprattutto l'emozione poi dopo aver visto i corpi di San Leopoldo Mandic e di Padre Pio. Vediamo, sentiamo le loro voci, poi la linea può tornare allo studio. Assiepati dietro le transenne per ore, sono qui fuori alla Basilica di San Lorenzo al Verano per Padre Pio. Poi io ogni anno mio genero al campo e allora ci andiamo giù alla tomba. Questa volta invece è venuto lui. Che bello, una cosa da non credere. Mi viene da piangere. Il santo di Pietrelcina si è fatto attendere. L'arrivo era previsto per le 15, ma le sue spoglie hanno varcato la porta della basilica più di un'ora dopo. Alle 16.18 gli applausi dei fedeli. Ecco San Pio. Infatti questa mattina che sto qua, aspettare, mi fa male le gambe purtroppo e sono contento così, l'ho toccato finalmente, è una gioia. Un'emozione grandissima perché volevo già andare a Pietrelcina, però per il tempo una cosa varia non ci sono mai andata, anche per ringraziarlo di parecchi grazie che ci ha avuto e chiederne altre per il futuro. Da dove viene? Dalla Sardegna. È venuta apposta per Padre Pio? Sì, sì. Da quanto era qui in attesa? Da prima dell'una. Siamo arrivate stamattina, adesso abbiamo l'aereo che riparte stasera. Ci ho avuto le lacrime quando ho visto che è arrivato Padre Pio. È il santo dei poveri, della misericordia, dell'amore. A me mi ha messo tanta gioia. Io ho vissuto la gioia di vedere di nuovo San Leopoldo, perché era la parrocchia mia, è nata sotto i miei occhi a Favoro Veneto. Don Giovanni, originario di San Giovanni Rotondo, ha un ricordo personale di Padre Pio. Beh sì, non fosse altro che Padre Pio quando venne la prima volta a San Giovanni Rotondo nel 1916 passò e sostò nel luogo dove pochi decenni dopo sarebbe sorta casa mia e adesso c'è una grande croce in memoria dello storico evento di cui celebreremo il centenario. Ma al di là di questo poi i miei genitori e nonni lo hanno conosciuto personalmente, si sono confessati e lui è stato anche a casa mia, a casa di mio nonno, a confessare la mia bisnonna nel 1949, quindi abbiamo tanti ricordi, ecco.